A tutti, volevo parlarvi della vittoria finalmente del Pisa che riesce a battere il Perugia fuori casa per 3-1, quindi con un'ottima prestazione. Detto ciò, comunque, bisogna apprezzare anche il lavoro fatto dal precedente allenatore, perché infatti i giocatori sono apparsi in forma fisicamente. Maran purtroppo però non è riuscito evidentemente, visti i risultati, a trovare una quadra del gioco, anche perché tanti giocatori appunto erano arrivati all'ultimo momento. Si tratta di giocatori giovani che vengono dall'estero e quindi hanno bisogno di un tempo supplementare, più tempo per inserirsi nella squadra e soprattutto nel campionato italiano di Serie B, che ha caratteristiche veramente speciali, e quindi è un lavoro ma magari che proseguirà anche nel corso dell'anno, ma nei primi mesi appunto questa amalgama purtroppo non c'è stata, e il Pisa, come sappiamo, era sprofondato addirittura all'ultimo posto, e ciò contrasta in modo pazzesco, ovvero è evidente, con il risultato dello scorso anno, con i playoff persi contro il Monza, ma in cui in un campionato in cui il Pisa aveva dominato addirittura tutto il girone di andata. Quindi ciò strideva in modo incredibile. Dobbiamo comunque ringraziare Maran, una persona molto seria, per il lavoro svolto, che a livello fisico appunto ha dato dei risultati, come appunto dichiarato dal nuovo allenatore, che come sappiamo non è nuovo invece. E con lui gli schemi, diciamo, più tradizionali, che erano stati quelli tipici del Pisa degli anni passati, hanno portato subito a questa vittoria, che è molto incoraggiante, che però non ci deve illudere. Sarà anche quello di quest'anno un duro cammino, no, non tanto per la classifica, che è molto stretta. Io penso bastino anche poche vittorie per riportarsi al ridosso dei playoff, ma appunto tutte le squadre si sono rinforzate, e quindi non sappiamo ancora bene quale possa essere la posizione del Pisa in questo campionato. Basta vedere anche per esempio la Ternana, che addirittura mi sembra è quarta o quinta, e l'anno scorso invece era nelle retrovie. Quindi è un campionato molto equilibrato. Tornando alla partita, il Pisa ha giocato bene soprattutto il primo tempo, ma anche il secondo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato anche tanti gol, mi pare, e grandissima la prestazione di Jozy, che magari è anche un po' una sorpresa che non ci si aspettava. Meglio tutta la squadra, anche Beruato è migliorato, anche se per riavere quello dell'anno scorso dovremmo un po' aspettare. Bene anche il portiere, anche se non è stato un po' impegnato. Tutta la squadra è in ripresa, direi. Onore comunque alla Perugia, che si è impegnata a fondo, e alla tifoseria, che mi sembra è sempre un esempio di correttezza. Abbiamo superato proprio il Perugia in classifica, e ancora però è una classifica molto brutta, che ci vede di poco sopra la salvezza, addirittura coinvolti appunto nei playout. Alcune squadre stanno sorprendendo, come il Südtirol, che ha vinto le ultime due e si trova addirittura, mi sembra, in decima posizione, e quindi ancora è un campionato lunghissimo e apertissimo a qualsiasi soluzione. Va bene, grazie a tutti per l'attenzione. Speriamo che la squadra continui su questi livelli. Auguro a tutti una buona giornata, spero che il video vi sia piaciuto. Arrivederci a tutti.